Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la cella numero uno, il percorso che quotidianamente vi vede protagonisti nell'andare a visitare tutti i luoghi di Padre Pio. Ma oggi vogliamo entrare in clausura, punta di piedi, proprio perché vogliamo anche raccontarvi quanto spazio c'è tra tutte queste celle dei frati. Qui ad esempio c'è la cella numero 4, che era la stanza dove dimoravano i frati che erano impegnati nell'assistenza notturna di Padre Pio, quindi lasciavano Padre Pio dormire, quindi andavano a dormire nella cella numero 4. E poi abbiamo la cella numero 5. Maria è tutta la ragione della mia speranza. Questo luogo, cari amici, e quindi ringraziamo i frati perché ci danno l'opportunità di visitarlo ed entrare in punta di piedi e raccontarvi anche l'emozione di questo luogo che è rimasto così com'era. Questa fu la prima cella di Padre Pio nel 1916, quando arrivò qui. Il 4 settembre venne assegnata questa stanza e qui Padre Pio ha vissuto fino al 1943. Poi, quando per questi problemi di asma aveva bisogno di respirare meglio, quindi la cella numero 1, che erano due celle accorpate, lì ebbe la possibilità di stare un po' più comodo, tra virgolette, però usava questa stanza come un suo studiolo. E qui quanti ricordi, quanti potremmo raccontare tutta la storia, tutta la vita di Padre Pio, proprio in questa stanza. Da questa scrivania ha scritto tantissime lettere ai tanti figli spirituali, ha scritto ai suoi confratelli, ha scritto ai suoi familiari. Qui fu il luogo della trasverberazione. Lui nel 1918 racconta che stava confessando un piccolo seminarista in questa stanza, e qui ebbe luogo la trasverberazione del cuore, con una lancia che gli si sentì trapassare il cuore da una parte all'altra. Questo fenomeno che durò per circa 2 giorni, dal 5 al 7 di agosto. Abbiamo visto questa maglia, una maglia strana, ecco, perché qui vediamo delle macchie sulla spalla, la spalla destra. È Fra Modestino che fece questa scoperta, mettendo a posto tutti i suoi indumenti. Nel 47 si accorse che questa maglia, che era del Venerdì Santo del 1921, e lì vediamo proprio questa macchia, era la piaga di Padre Pio all'altezza della clavicola destra, ecco. La croce di Gesù sulle spalle. Poi qui molto semplice il suo letto, tutto quello che apparteneva a lui. Ci sono tantissime madonnine, sicuramente, che i figli spirituali, tornando da Lourdes, li riportavano. Quindi ci sono tante madonnine di Lourdes, e poi qui tante cose che appartenevano a lui, dei crocifissi, la Madonnina. Beh, è un'emozione entrare in questa stanza, anche perché qui ha dormito, sebbene per una notte, un altro grande santo, San Camillo dell'Ellis. Infatti fu proprio Padre Pio a raccontarlo ad un camigliano, dicendo che Padre Pio qui ci abitava da tempo, e invece a San Camillo gli è bastata una sola notte per diventare santo, e lui, diceva Padre Pio, un povero diavolo come me, che resta lì. Ancora qui, in questa stanza che è diventato un luogo importante, proprio accanto ad un altro, il sacellum, la cappellina. Ma di questa cappellina, che è stato luogo della segregazione di Padre Pio, avremo modo di raccontarvi anche un altro giorno.